siamo a Palazzo Parigi, a Milano, e oggi è una persona di cui non vi rivelo subito l'identità, ma vi do solo qualche indizio. È una scrittrice, scrive thriller, è una mamma super social e una nonna super social. Avete indovinato? È Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni. Ecco, siamo con Marina e crea un trucco che ci racconta adesso. È un trucco semplicissimo, da autodidatta. Marina diceva che questo trucco ha un punto forte, lei punta su gli occhi. Quindi diciamo è un trucco che crea engagement, perché siamo nell'era social. Devo stabilire un contatto attraverso un qualcosa di fisico. Gli occhi sono, diciamo, forse l'aspetto che trovo più facile per avere questo tipo di situazione. Parlando di fisicità e di corpi, l'ultimo thrill di Marina ha un titolo pazzesco. La memoria dei corpi. Uscirà a gennaio con Mondadori ed è un thriller molto forte, dalle tinte foschissime. Adesso ha un'urgenza espressiva, creativa. Vediamola all'opera. Io sono rimasta con questo consiglio: mettere un po' di cipria anche sulle ciglia. Ah, carino questo. Sì, perché dicevano che poi mettendo il mascara le ciglia diventavano ancora più lunghe. Dai, facciamo. Dopo aver fatto questa base, uso il primer per le ciglia. Poi ho questo mascara consigliato da mia figlia Valentina. Io ho seguito il suo consiglio vedendo il risultato su di lei. Sembra che abbia le ciglia finte adesso, sì, ma non sono chiedo, finte. No. Potrei provare a tirarle. C'è qualcosa che invece le tue ragazze ti consigliano e che tu proprio non vuoi fare? Una disputa che c'è stata ultimamente, quando abbiamo fatto un servizio io e Valentina, la truccatrice ha usato un rossetto color nude. Io non sono abituata a vedermi con le labbra in colore, perché preferisco dei rossetti che possano dare un po' più di vivacità al viso. Quindi non ho seguito questo consiglio, scusami Vale. Poi volevo passare al sopracciglia. Le sopracciglia devono stare a posto, cementificate con un gel. Applico il gel. Ecco fatto. Dopodiché metto l'illuminante. Questa zona qui. Dopo aver messo il glow, metto un pochino di questo illuminante che è un po' più chiaro sotto l'arcata sopraccigliare. Questo è un piccolo segreto per aprire lo sguardo. Poi metto un goccio di fard qua, in questa zona. Adesso passiamo alle labbra. Fare un contorno delle labbra con colore trasparente che non si nota, ma che fa in modo che il rossetto non fuoriesca dai contorni delle labbra. Mentre Marina si trucca, viene da chiederci: qual è stato il momento più bello in assoluto del matrimonio di Chiara Ferragni, di tua figlia? Il momento che mi è rimasto dentro è stata l'entrata che ho fatto con il bimbo in braccio. Io avevo scelto di indossare delle altre scarpe, però provando prima di questa entrata mi sono resa conto che poteva essere pericoloso. Ho voluto sacrificare il glamour con la sicurezza del bambino. Portarvi qualcosa di troppo prezioso, certo. È fatto benissimo, e intanto l'effetto è stato favoloso. Sembrava che camminasse volontariamente sulle nuvole. Ecco, infatti, o sulle uova, come diceva spesso mia mamma. Io ultimerei questo trucco usando due rossetti, perché non mi piace avere un'uniformità di colore, mi piace mischiare almeno due o anche tre colori. Eccomi qua. E adesso in chiusura, cosa si fa secondo voi? Si scatta un selfie. Certamente. Chiara ti ha dato un tip. È quello di mettersi sempre dietro una finestra. La luce del giorno, la luce naturale, è la migliore luce che ci possa essere per farsi un selfie.